devastante è l'hashtag che hai scelto prima che cominciasse il mondiale. Ma devastante perché secondo me dipende tutto da se vuoi vedere il lato positivo o negativo di qualsiasi cosa che ti succede. Questo è il momento per cui abbiamo lavorato tutta l'estate e dipende solo da noi. La Cina, nuovamente nei quarti. E non conta chi c'è dall'altra parte della rete. Quello che è importante è che noi ci focalizziamo su di noi. L'energia che si sente in campo è un'energia che si avvicina al quando giocavamo alla VNL, dove certe dinamiche erano venivano naturalmente. Delle sensazioni belle in campo. Personalmente sono contenta in altri aspetti, in altri ancora no, però sono felice per dove sono, cioè siamo nel momento giusto, nel posto giusto. Quella battuta piedi a terra è un colpo che spiazza gli avversari. Vero, questo è vero, se mi viene, perché sono riuscita quasi ad ammazzare il povero arbitro, mi dispiace. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Un giorno sono felice, un giorno sono arrabbiata, la partita contro il Giappone sono entrata in campo piangendo, quindi è tutto un... Perché? Forse buttare fuori l'emozione dalla partita prima, il fatto che ci tengo tanto. Com'è la gestione delle pressioni esterne? Ma se hai notato non ho ancora fatto nessuna intervista e la mia idea era quella di stare proprio in silenzio stampa, cioè quello che succede fuori lo lascio fuori e mi concentro bene in quello che... le emozioni che ci sono da provare tra di noi, gruppo. Mi sto proteggendo da tutto quello che c'è fuori. Tutto può avere una forma di amore? Sì, assolutamente. Per me il fatto che io sono qua è amore verso le mie compagne, verso questa maglia, verso... tutto quello che so che saremo in grado di fare. Un posto privilegiato nel tuo cuore, in questo momento? La mia famiglia, i miei amici e un po' anche le mie compagne. Un fidanzato no? No, 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 sono single. Siamo nel tuo cuore. I'm in love with the shape of you.